Ciao amici e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi vado in biblioteca con i miei amici per finire i compiti delle vacanze, anche se non so quando vedrete questo video, probabilmente saranno già belle che finite le vacanze, però vi porto con me anche oggi. Devo muovermi a prepararmi perché tra 20 minuti ho il treno e sono ancora in pigiama. Volevo fare tipo tutte le clip carine in cui mi preparavo, però mi è presa l'ansia di perdere il treno. Sono corso alla stazione, mi sono vestito malissimo ed è più di 10 minuti che sto aspettando il treno. Però voi immaginate che al posto di quello che state vedendo ci sono tipo tutte le clip carine in cui provo i vestiti, scelgo cosa mettermi e tutto carino, mi vesto, ok? Mentre aspettiamo un treno facciamo un what's in my bag per andare a studiare o almeno a far finta di studiare in biblioteca. Occhiali da sole, cioè in realtà la custodia perché gli occhiali da sole me li sono messi. Sticker degli animali acquatici. Powerbank numero 1. Portafoglio. Arriva il treno ora con tutta la roba a terra, mi metto a piangere. Caricatore. Custodia che carica i microfoni che sto usando perché mi si è sminchiato il telefono e senza microfoni non si sente niente. Caricatore numero 2. Il treno sta arrivando. Non ho perso il treno, però ho rischiato davvero perché cioè si è fermato molto prima della fine e io ero tipo alla fine delle rotaie e ho corso e avevo tipo la borsa aperta, però ce l'ho fatta. E oltretutto sono alla stazione di Pietrasanta perché cioè non vi ho spiegato niente in realtà. Vado alla biblioteca di Forte dei Marmi con appunto Oliver e Virginia per finire i compiti delle vacanze, boh, anche così per vederci. E quindi nulla, io ho preso il treno per Pietrasanta, Pietrasanta mi raggiunge Oliver con la macchinina e mi porta a Forte dei Marmi, quindi adesso sono qua che aspetto Oliver che non so se si è dimenticato qua dove venirmi a prendere o che cosa ha fatto, però lo aspetteremo. Il vlog è iniziato che ero tipo tutto agitato anche mentre registravo l'intro perché sapevo che dovevo prendere il treno e è una cosa che mi mette ogni volta un sacco di agitazione, cioè anche se è un treno regionale scemo che se lo perdi ce ne sono 10 minuti dopo, io comunque tutte le volte tipo ansia e tipo faccio tutto di fretta, però vabbè. Fai. Oh, amici, siamo arrivati in biblioteca. Meno male ho portato il microfonino, almeno posso parlare piano. Loro devono studiare. Io sono qua per dargli noia. Guarda la Virginia come mi guarda. Guarda Oliver impegnato col suo iPad. Io invece qui solo a dare noia. Tutti con i libri. Io con l'iPad. Sono già riuscito a distrarli con i miei adesivi. Piano piano nel distrarli dallo studio. Sta funzionando. Oliver ha smesso di fare la persona seria. Sta giocando a Hay Day questo. Cioccolata calda e potremmo prendere. Amo, che cosa offrono queste macchinette? Queste sono buone. Queste,
queste polentine qua sono buone. Ho deciso, prendo le bibas e le polentine che Virginia suggerisce. Ora è pulita. Scusate la fotocamera sporca, la Virginia ha pulito. 11. Mentre facevo la mia pagliacciata alle macchinette, sono arrivati dei bambini e si sono messi a bestemmiare, ma avevano tipo pochi anni, cioè non si bestemmia. Adesso siamo fuori a fare la pausa merenda, quindi posso riparlare senza sussurrare. Senza fare il pagliaccio. Oliver, no. Oliver ruba i biscotti della Virginia. Per merenda. No, non devo parlare sottovoce. Ormai sono abituato a fare il cretino sottovoce. Come merenda ho delle pipas. Oliver, non fare quei bimbetti che bestemmiavano. Ho le pipas. Poi gira. Gira così fai vedere cosa abbiamo. Queste. Una donnina sulle patatine. Donnina sulle patatine. Abbiamo le polentine e le pipas. La possiamo mangiare. Adesso mi dedico alla mia pausa e a conversare con i miei amici. E noi ci vediamo dopo. Perché ho deciso che dopo studierò davvero. E vi porterò con me. Faremo uno study with me. Sono a casa. Oliver mi ha portato alla stazione. Ho preso il treno. Col treno sono arrivato alla mia città. Mio fratello mi ha preso. Mi ha portato a casa. Sono a casa. Tiriamo le somme di questo pomeriggio di studio. Pensavo che alla fine sarei stato semplicemente lì a dare fastidio a tutti, senza concludere niente. Invece devo dire che è stato molto productive. Quindi nominerò questo vlog tipo Productive Day with Me, che mi sembra un bel titolo. La prima ora sono arrivato, ho dato un po' fastidio a tutti, rompevo le scatole col microfonino e facevo il pagliaccio. Poi mi sono messo a montare un video sull'iPad e ho montato quasi interamente un video molto lungo e secondo me molto bello e che vi piacerà un sacco. Poi abbiamo fatto la nostra pausa, ho fatto le mie pagliacciate col microfonino e poi mi sono messo a fare inglese. Ho fatto uno schema di due libri che dovevamo leggere per appunto schematizzare quello che ho letto per poterlo poi esporre se a scuola me lo chiedono. E quindi nulla, alla fine ho fatto più di qualcosa e sono molto soddisfatto di questa cosa. Cioè effettivamente la biblioteca dà proprio quelle productive vibes e nulla. Penso andrò più spesso in biblioteca, anche da solo, anche solo tipo per editare video. Mi porto il mio iPad o il mio computer e mi metto in biblioteca a editare video. E sono molto più focus, o anche per studiare, è una cosa che secondo me inizierò a fare più spesso anche ora, con il ricominciare della scuola, perché appunto non ho ancora ricominciato la scuola, cioè tipo il 9 settembre. Probabilmente voi vedrete questo video tra un sacco, però per ora è il 9 settembre. Comunque nulla, è stato molto carino questo giorno e sono molto happy, e mi sento productive e completo con me stesso e sento di aver fatto cose utili. Alla stazione sono successe un po' di cose strane, cioè in realtà non troppe cose strane. Cioè, allora mi ha fermato prima questo ragazzo che mi seguiva e nulla, è stato super carino, però io tipo mi sembrava averlo già visto da qualche parte e adesso mi sono ricordato. Disegna, fa tatuaggi, non lo so, una mia amica mi aveva mandato tipo le sue storie e io ho iniziato a seguirlo ed è per quello che avevo già visto la sua faccia e non lo so, mentre mi diceva che mi seguiva io tipo ero lì che non capivo niente perché continuavo a pensare... Dov'è che l'ho visto? Dov'è che l'ho visto? Non sono pazzo, vi prego. E vabbè. Però non è questa la cosa strana. La cosa strana è che tipo ero lì seduto e arriva un altro tizio tipo tutto... Non lo so, in realtà non era strano, cioè non sembrava strano. Però tipo mi chiede, ma il treno è passato? E poi tipo mi chiede un accendino e poi mi si siede accanto, poi fa dei discorsi strani. Comunque oggi c'è la presentazione dei nuovi iPhone di Apple, quindi vado a vedere la presentazione Apple. Saluto, questo vlog finisce qua, vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto e ricordo che potete lasciare un commento, un pollice in su e seguire il canale. Adesso vado, ciao ciao!